Polifemo Eventi è alla terza in provincia di Taranto per un momento davvero particolare, Europan, concorso europeo per nuove architetture. Qui sono presenti le realtà ovviamente di La Terza e di Verbania, le due città appunto che sono state scelte nell'ambito di questo concorso. Ho al mio fianco il dirigente ai lavori pubblici del comune di La Terza, l'architetto Milano. Allora, architetto, presentiamo Europan. Che cos'è? E la soddisfazione ovviamente per La Terza, che insieme a Verbania, come dire, è al culmine, al vertice di questo concorso. Evidentemente i vari elaborati erano e sono vincenti. E il concorso Europan è un concorso internazionale che vede, diciamo, impegnati molte delle maggiori città europee, stiamo parlando di Parigi, stiamo parlando di Barcellona, quindi anche grandi città, e che ha l'obiettivo di acquisire delle idee per la riqualificazione e riprogettazione di spazi urbani. Il tema Europan è un concorso che si svolge ogni 2 anni e ogni 2 anni sceglie un tema, quello oggetto di Europan 15, che è l'edizione alla quale La Terza ha partecipato, è le città produttive. È un concorso, dicevo, internazionale, è un concorso dedicato a giovani architetti, perché la partecipazione è consentita ad under 40. È la città produttiva, si è scelto... Questo, diciamo, è il tema proprio. Il tema, la città produttiva, quello di questo biennio. Si è deciso di candidare La Terza a questa tematica perché la piazza è inevitabilmente il luogo della produzione, soprattutto in un paese, per cui quando si è pensato di partecipare si è scelto il tema delle tre piazze, che sembrava assolutamente conforme alla tematica di Europan, ed è stato candidato a partecipare a questo concorso di idee internazionale. Il tema è stato discusso insieme ai temi di altre città nell'ambito di un forum internazionale che si è tenuto a dicembre del 2018, e il tema è piaciuto, per cui Europan, per cui La Terza insieme a Verbania, che è l'altra città italiana che provincia di Torino, ha partecipato a questo concorso, e devo dire che è stato un bel successo, perché abbiamo avuto 28 progetti partecipanti. Siamo al 9° posto per numero di partecipanti rispetto ad altre città, e se si pensa che appunto concorriamo insieme a Barcellona, Madrid, Parigi, insomma sembra un bel risultato. Considerando che La Terza è una piccola realtà e come dire, rientra in un circuito internazionale, davvero è una soddisfazione, oltretutto è un modo per valorizzare il territorio, per fare marketing. Certo, è stato anche bello perché il percorso di Europan va avanti da ottobre 2018, e abbiamo anche avuto modo di confrontarci con altre città e altre realtà europee, perché qualche mese fa siamo stati presenti al forum internazionale di Europan che si è tenuto a Innsbruck, e nell'ambito di questo forum abbiamo preso parte a dei workshop internazionali che mettevano insieme città che potevano essere in qualche modo assimilate, quindi abbiamo partecipato a questo workshop insieme a città dell'ordine di Rotterdam o altre città che avevano delle tematiche simili, e quindi abbiamo anche avuto modo di confrontarci noi, piccola città del sud, rispetto ad altre realtà. Mi pare di comprendere che emerge la centralità della piazza. La centralità della piazza come città produttiva, quindi come luogo della comunità produttiva. Per quello cui... che nel mondo greco era l'agorà. Certo, perché nell'agorà e nella piazza nostra del sud si va per cercare lavoro, si andava per cercare lavoro, si andava per cercare lavoro nei campi, per cui il tema centrale è la produzione, ma è anche insieme alla produzione la socialità e anche la cultura, quindi una piazza che contiene all'interno tutte le tematiche che poi fanno, diciamo, rendono la vita del cittadino più qualificata. Agostinelli, Claudia Massioni e Leonardo Bini. Sono tutti stravolti i nostri gruppi premiati, che ieri fino alle 11.
oggi. Virginia Giandelli, presidente di Europan Italia, come si legge nelle varie didascalie, Europan giovani progettisti per la rigenerazione urbana. Da un lato i giovani con la forza delle idee, dall'altro la necessità di ridisegnare i territori facendo fronte alle varie esigenze urbanistiche, sociali e, come è il tema di oggi, la centralità della piazza. Europan Italia è una federazione di concorsi che si sviluppa da 30 anni, quindi da tempi non sospetti, rispetto a un tema che viene ridefinito ogni due anni, e quest'anno l'ha richiamato anche lei, è la città produttiva, ed è un tema che coinvolge le città d'Europa. Quest'anno sono 47 le città d'Europa coinvolte, dove chiunque abbia meno di 40 anni e non sia uno studente ma sia già un professionista affermato, anche se giovane, possa, con gli occhi diciamo di una persona esterna, intervenire a progettare lo sviluppo di parti di città in tutta Europa. Quindi i progettisti possono presentare uno o più progetti in tutta Europa. Quest'anno i progetti sono stati 901, quindi direi complessivamente molto interessanti. Tra Verbania e La Terza, che sono i due siti che l'Italia ha proposto, e ci rammarichiamo che altri comuni non colgano questa occasione, perché è vero che è un'occasione di progetto per i giovani progettisti come punto di partenza, ma anche un'occasione per le città, come ha detto bene il sindaco pochi minuti fa, in questa fase conclusiva del progetto, è un'occasione per le città di fare un salto avanti e di confrontarsi a livello europeo su dei temi urbani che sono quelli che saranno i temi dei prossimi anni. Molto significativo il fatto che siano emerse due città distanti 1200 km, Verbania, Piemonte, e La Terza, Puglia. È molto significativo il fatto che la premiazione nazionale sia alla Terza e non sia a Milano o a Roma, proprio per ribadire che questi piccoli comuni, perché La Terza ha fatto uno sforzo molto grande per fare questo progetto, questi piccoli comuni vogliono avere una platea europea e ci riusciranno. Quindi il tema è anche unico, perché città produttiva vuol dire non produrre industria, ma produrre cultura, arte, buon mangiare e bere. Non dico che cosa ho trovato alla Terza, perché lo sapete voi meglio di me. E marketing territoriale. Assolutamente, è un territorio praticamente non ancora esplorato, almeno ne parlo dal punto di vista di una straniera. E quindi, da dove proviene lei? Io da Milano. Ma un nonno pugliese, lo confesso. Quindi il discorso è molto importante sia per le città che per i giovani architetti. Il tema era lo spazio pubblico, lo sapete, le vostre piazze sono belle, centrali, e ad un certo punto anche hanno bisogno di un rilancio, perché questa centralità non è più centralità adesso. Per la Terza erano il luogo di vita, adesso il luogo di vita centrale si è un po' spostato, quindi bisogna riportare attrattività delle piazze, magari migliorandone la forma, la funzione, perché il problema è non è soltanto un ridisegno urbano, non parliamo di arredo urbano, parliamo di qualcosa di più. E invece Verbania il tema era veramente produttivo, cioè sono dei fabbricati, 16 ettari di fabbricati industriali che devono essere rivalutati, quindi due temi opposti in due, diciamo, agli antipodi della nazione, insomma. Quindi a Verbania, che premieremo oggi, e quindi potete vedere ancora per oggi i progetti di Verbania, faremo un workshop uguale a quello che abbiamo fatto qua per definire il progetto. Lasciatemi ancora un attimo per dire che abbiamo lavorato un giorno e mezzo con tutti i gruppi, sia La Terza che Verbania, sul tema delle piazze di La Terza. Quindi i progetti che vedete adesso verranno ripresentati oggi, approfonditi, quindi dando uno strumento, un prodotto al comune per proseguire, perché il fine del concorso Europan è fare progetti realizzabili. E in questo è importante che la popolazione intervenga, venga a vedere, dia consigli. Ci piacerebbe che ci lasciaste scritto da qualche parte cosa pensate dei singoli progetti, perché è una sedimentazione che tende a migliorarlo, e poi a quel punto il comune saprà cogliere le occasioni anche di finanziamento. Nel momento che uno ha un progetto, poi trova le fonti per finanziarlo, anche da parte dei cittadini privati che possono vedere una prospettiva del loro lavoro. Grazie mille all'ospitalità di La Terza, che ovviamente è formidabile. Eccoci.
eccoci con il progetto La 3 e Productive Square, il gruppo Runner Up, Fabiana Cottolezis, Giada Wong Campigotto, Andrea Vapolin, Francesco Bortolato. Ovviamente non abbiamo preparato quello che si usava un tempo, l'assegno, quello gigantesco, con le cifre, ma ormai con il mondo digitale diamo tutto via bonini. Esatto, Bitcoin. sì, fidatevi. Mi raccomando, foto di gruppo, che poi ci scappate, non andate, 100, venite. Vado con la mima. Marilia Vesco, segretaria di Europan Italia. Parliamo dei progetti che sono stati presentati. Ovviamente questa caratteristica della forza delle idee dei giovani, la centralità della piazza come strumenti produttivi. Ecco, parliamo un po' dei progetti, così diciamo ovviamente in maniera sommaria, che sono stati presentati, le caratteristiche. Cosa l'ha colpita di più? Allora, Europan, le proposte che sono arrivate per la terza sono state 28, quindi è stata una bella gara per i progettisti. In linea di massima abbiamo individuato un po' tre famiglie di temi, ecco perché poi sono venuti fuori tre premi fondamentalmente, cioè erano i migliori progetti che hanno affrontato quel tipo di tematica e che la giuria ha voluto premiare. E un occhio sicuramente al valore territoriale, quindi a tutto quello che la terza porta come centro, che raccoglie elementi di patrimonio naturale, culturale, storico della città, e l'importante Gravina, che ovviamente va messa in luce e va fatta conoscere, diciamo, a tutto il mondo. Quindi una rete che unisce i percorsi naturali anche con le reti di mobilità. Questo un po' è il mood del progetto che ha avuto la menzione speciale. E il progetto invece che è arrivato secondo ha guardato la piazza anche appunto come sistema, cercando di lavorare su gli elementi produttivi, quindi di coinvolgere anche i cittadini, andando a scoprire quelli che possono essere gli spazi vuoti e inutilizzati, anche privati, sulle quali magari l'amministrazione può ricevere anche proposte per creare degli spazi, co-working, dei temporary shop, no? come si usa. E quindi anche l'idea di questa grande piazza accogliente per gli eventi, con questa sorta di parte ipogea. E poi infine il progetto vincitore, che è riuscito a coniugare quelle che sono, diciamo, le peculiarità della piazza e a fare un lavoro importante su uno dei temi più sensibili di La Terza, che è l'acqua. L'acqua che si disperde in Gravina e che però, quando è violenta, crea anche delle problematiche e delle criticità, e i premiati sono riusciti a trasformare queste criticità in risorsa. Il progetto che ha un titolo tutto locale, che è Osciubilo, ma non è per niente locale, perché è riuscito a coniugare con tutta una serie di tecnologie, idee, di studi e di analisi, e ha definito un segno, devo dire, architettonico veramente internazionale. E chiamo i progettisti vincitori: Luca Petroni, Margherita Erbani, grazie.
Devi prendere questa. Facciamo due. Qua ci vuole la panoramica, ci vuole il grand'angolo. L'ingegnere Gianfranco Lopane, sindaco di Laterza. Beh, abbiamo presentato con l'architetto Milano cosa è Europan. Beh, è certamente un momento importante per Laterza. Lo dicevo prima, un comune piccolo che però ragiona in grande. È certamente un'iniziativa che promuove il territorio e che valorizza le intelligenze di Laterza e non solo. Europan per noi è stata e sarà una grande opportunità, un ripensamento della città a partire dalla sua agorà, dal sistema delle piazze che ci ritenevamo utile fosse maturo in questo momento dopo aver avviato in questi anni una fase di progettazione e di pianificazione molto importante. Abbiamo pensato a Europan perché è un percorso europeo, mette al centro la città, mette al centro i temi della città produttiva ed è tutto focalizzato sui giovani in un momento in cui dobbiamo fare alcune considerazioni sulle crescite demografiche e sulla possibilità di riattrarre l'interesse dei giovani proprio a partire dalle piazze centrali. Leggevo l'importanza ovviamente della progettualità anche con una valenza sociale. Assolutamente sì, la progettualità intanto perché viene da un percorso che è condiviso, mette al centro non solo i progettisti, gli europrogettisti, ma anche e soprattutto la comunità con questo percorso di condivisione che in questi tre giorni sta registrando momenti molto importanti. I progetti vincitori che si stanno confrontando in questo workshop, in questi tre giorni, si stanno arricchendo del contributo dei cittadini rispetto alle ambizioni che questa comunità ha e sicuramente potranno rimettere al centro quelle che sono le tematiche decisive e importanti per la riqualificazione della piazza principale che è l'emblema della socialità Massimo. Il nostro modello di vita, il nostro modello insediativo, nemmeno di manutenzione straordinaria, è il momento di una rivoluzione radicale. Mimma Stano, assessore al turismo e al marketing territoriale del comune di Laterza. Beh, certamente una iniziativa del genere promuove il territorio, è un'iniziativa che sprovincializza il territorio e lo proietta in una dimensione internazionale. Parlavamo poc'anzi con l'architetto Milano, il confronto con città europee del calibro di Barcellona. Sì, l'idea di fondo che è maturata negli ultimi 3-4 anni era quella proprio di partecipare a un concorso di idee, uno per migliorare la vivibilità della città e due proprio per dare una visibilità di carattere internazionale. L'occasione ci è stata proposta da Europan, un'associazione internazionale che si occupa proprio di lanciare queste idee. Noi oggi alla terza giornata stiamo raccogliendo i risultati di tutta questa iniziativa e per noi è veramente un punto di arrivo e un punto di partenza, un punto di arrivo perché ci siamo resi conto che lanciando queste proposte dai tanta visibilità al posto, tantissima. Noi abbiamo partecipato a degli incontri a Innsbruck, a Roma, ci siamo confrontati con altre realtà e quindi la terza è stata una scoperta per tutti. Tra l'altro anche nel nostro piano del turismo abbiamo adottato già da tempo il claim la terza terra di scoperta e quindi oggi andiamo a realizzare questa cosa. È un punto di partenza perché la collaborazione
collaborazione di tutti questi gruppi di giovani progettisti ha portato a implementare un progetto che punta a diversi aspetti, punta all'aspetto culturale, all'aspetto sociale e all'aspetto turistico, quindi la valorizzazione di queste piazze, che è stato il fulcro di tutta l'attività, mira appunto a realizzare questi tre aspetti. Anche dal punto di vista economico è stato fatto tutto uno studio di ricerca, di finanziamenti, di ipotesi di finanziamenti allo stato attuale e di risultati economici che si rifletteranno sull'intera città. Uno studioso può utilizzare i grandi dati, gli open data, per cercare di capire meglio in tempo reale cosa sta accadendo, quali sono le domande delle persone. Non possiamo più pensare che le nostre domande, così articolate, così certe volte veramente sartoriali, quasi individuali, possano essere ridotte dentro la dimensione statistica. Impensabile, eppure così finora abbiamo lavorato. Giovanni Malgaroli, assessore all'urbanistica del comune di Verbania. Abbiamo qui la presenza di due comuni, una distanza di 1200 km tra il Piemonte e la Puglia, dall'estremo nord all'estremo sud, però un minimo comun denominatore che è la forza delle idee, la forza dei giovani, la necessità di creare, presentare progetti che siano utili al territorio non solo da un punto di vista strutturale, urbanistico, ma anche sociale. E questo contributo di idee, questo confronto internazionale, beh, certamente rappresenta una perla per queste due realtà di Verbania e di Laterza. Sì, fare urbanistica in tempi di crisi è un'attività estremamente complessa. Noi stiamo ovviamente vivendo una fase difficile perché Verbania era a suo tempo una città industriale che ha subito delle crisi molto pesanti a partire dalla metà degli anni 80 e oggi ci troviamo a fare i conti con delle aree dismesse molto importanti a fronte del fatto che la città vivrà nel futuro di turismo. Quindi questo processo di rigenerazione è molto difficile, ha trovato nel concorso Europan uno dei momenti di elaborazione di cui la città ha bisogno per disegnare il suo futuro. Siamo molto contenti di questo rapporto con Laterza, che è una cittadina estremamente interessante, direi che ci accomuna con Laterza certamente la volontà di disegnare il futuro con un'ottica ai giovani, alle problematiche sociali e alla bellezza e alla qualità della vita degli abitanti. E poi ancora, la rivoluzione della società circolare, la rivoluzione del metabolismo urbano circolare. Le nostre città devono tornare ad essere come la barriera corallina. La barriera corallina nel nostro pianeta è il luogo con il più alto tasso di biodiversità. Il secondo luogo è il Mediterraneo. Ma il primo luogo è la barriera corallina. Perché? Perché non ha scarichi, non ha rifiuto, perché tutto quello che ogni specie che ha... Il progetto vincitore per quanto riguarda il comune di Verbania è intitolato Landscape in Between e abbiamo i due progettisti e Simona Ferrari ci illustra insieme alla sua collega le caratteristiche di questo progetto. Sì, she wants to know the characteristic of the project. Sì, è un progetto che si basa su diversi punti, tra cui la riscoperta del fiume adiacente al sito, che era importantissimo per le attività industriali, su capire come questa parte ora del sito, che era una periferia, ora diventa un elemento centrale per poter ripensare la città di Verbania in relazione anche ad attività di economia circolare legate alla riscoperta delle risorse naturali dell'area, come l'ecologia delle pietre, dell'estrazione dell'acqua e dell'ecologia industriale dell'area. La sua collega proviene dalla Grecia e alacremente ha lavorato sul progetto. La impiegherò, mi perdoni, da traduttrice.
Sì, entrambe viviamo a Zurigo, dove lavoriamo e insegniamo al Politecnico di Zurigo, ed è lì che ci siamo incontrate e questo progetto è stata la nostra prima collaborazione. Ecco, volevo chiedere a lei cosa pensa di questi due comuni, Verbania e La Terza, che pur essendo diciamo molto distanti agli antipodi, però hanno una ricchezza tale da meritare queste attenzioni progettuali. What do you think about the two municipalities, Verbania and La Terza, their richness and what do you think about? I think it was for us approaching these communities was an amazing challenge, because although for sure someone can see them from a local scale, indeed both cases they address topics that are of a much broader importance in an ecological sense. Also there are many social and political issues that can be addressed. So they are rich, of course, in an obvious way, like their heritage or their historical aspects. But in fact, what we also discovered and explained in the project is that there were also many marginal spaces, forgotten landscapes that actually are super interesting and very rich, and that's why also in our project we decided to celebrate and emphasize those spaces in order to reveal and discuss them in a public forum. La traduzione? Oh. Per giù quello che ha detto, dai, giusto. Che la possibilità di affrontare questo tema della città produttiva su Verbania, nel nostro caso, è stato comunque un'opportunità per riflettere su questi temi che non riguardano solo Verbania e La Terza, ma riguardano le città del giorno d'oggi, e quindi cercare di ripensare questi spazi in modo positivo. Controllo numerico con i robot, si sa che non è solo digitale. Perché poi il robot si guasta, poi la stampante ha bisogno di pezzi di cambio, allora lo stanno mettendo insieme chi lavora sulla parte software della rivoluzione digitale e chi poi lavora, e quindi mettono insieme nello stesso luogo il Fab Lab e la stampante 3D, e poi il Fab, il tornitore che già sta in quel luogo, creando un ecosistema produttivo potente. L'architetto Francesco Bortolato, che con il suo gruppo è arrivato secondo. Da dove venite? E illustriamo il progetto, come si chiama e quali sono le sue caratteristiche. Dunque, il nostro gruppo è costituito da 4 ex studenti dell'Università UAV di Venezia, e il nostro progetto è un progetto che mira a dare una visione, come gli altri tre d'altronde, una visione futura di La Terza, dando anche soluzioni a problemi che questa città si porta dietro da tempo, no? E dunque noi, come gli altri gruppi, abbiamo cercato di agire su quelle che sono le problematiche, i punti di forza anche di questo paese, di questa città, cercandone di fare in ogni momento un punto di riflessione, no, per la città, cercando di lasciare qualcosa a questa comunità. Soltanto sulla componente energetica, abbiamo fatto finora per raggiungere l'obiettivo del 20%. Ma dobbiamo cambiare il modo con cui ci muoviamo per strada. E scopriamo uno dei due progetti vincitori, Osciuvilo è il nome. E in rappresentanza di questo progetto l'architetto Francesca Melissano. Da dove viene? Certamente la soddisfazione per un riconoscimento del genere, e poi illustriamo appunto il progetto. E salve, sono un architetto di Roma, faccio parte del collettivo di architetti Archibloom, e abbiamo vinto il concorso con un ripensamento e una risistemazione delle tre piazze, partendo dal tema dell'acqua. Abbiamo voluto riprendere questo elemento, che è rappresentativo di città come La Terza, pensate e progettate come delle vere e proprie macchine idrauliche, e attraverso quella che può essere un'infrastruttura leggera dell'acqua, abbiamo riconfigurato lo spazio pubblico
andando a valorizzare quelle che erano le potenzialità enormi di La Terza, quindi riconnettendo il centro storico, la Gravina e l'importante asse di Via Roma. L'acqua oltretutto in questo momento di grandi stravolgimenti climatici è un elemento importantissimo da valorizzare, da gestire e da non diciamo disperdere senza un vero utilizzo, e quindi simbolicamente rappresenta la rimessa in circolo dei saperi della vita collettiva che ci auguriamo che presto ripopolerà queste piazze. Il professor Maurizio Carta, docente di urbanistica presso l'Università di Palermo, una lectio magistralis la sua oggi. E l'importanza di Europan nei suoi aspetti urbanistici, nei suoi aspetti sociali, nei suoi aspetti, io dico, partecipativi, perché considerare una città, considerare una realtà, considerare una piazza non è solo un fatto strutturale, ma deve essere un qualcosa di condiviso con gli abitanti. Sì, Europan non è soltanto uno dei più importanti concorsi di progettazione di rigenerazione urbana dedicato ai giovani progettisti. Per noi, io faccio parte del Comitato Scientifico Europeo, Europan è un metodo, è un modo di guardare le città. Già solo il fatto che Europan durante la fase di costruzione stimoli le diverse città, vada a scovare quali sono le città pronte a confrontarsi con la dimensione di un concorso di questa natura. Quindi già il fatto di individuare alcune amministrazioni, alcune comunità pronte è un risultato. Poi c'è un lavoro molto attento di costruzione del dossier di candidatura e poi questa capacità di utilizzare i risultati non soltanto come un'esibizione di un disegno, ma come l'inizio di un processo partecipativo tra i vincitori e l'amministrazione, ma soprattutto attraverso una partecipazione reale, vera, con tutti i diversi soggetti portatori di interessi o anche portatori certe volte di bisogno di soluzioni. Europan, concorsi europei per nuove architetture, ma c'è un lavoraccio, un lavoro enorme di scouting tra i comuni interessati, sensibili, tra i progetti. Ora noi vediamo una realtà bella e pronta, però c'è tutto un lavoro retrostante davvero durissimo. Il lavoro di scouting è fondamentale e prende quasi 2 anni di lavoro molto intenso con il segretariato nazionale, con quello europeo, ma il vero lavoro è da ora in poi per quanto riguarda per esempio i risultati Europan 15, perché anche ora continueremo a fare scouting, non più lo scouting per individuare le città pronte, ma lo scouting per individuare quali sono i soggetti che insieme all'amministrazione e ai progettisti daranno vita, anima, daranno sostanza, daranno anche risorse economiche per la realizzazione. Noi abbiamo l'ambizione come Europan di aiutare le amministrazioni all'implementazione del progetto. Non ci basta più donare un buon progetto, noi vorremmo donare una trasformazione reale di una parte di città.